Benvenuti all'ottava lezione del corso di algebra lineare. Se ho sfruttato banalmente la copertina della terza lezione taroccandola un pochettino a mano, non è solo perché sono pigro, ma perché la struttura metrica che introduciamo oggi di Rn è esattamente la stessa cosa della struttura metrica che abbiamo introdotto per R3. Semplicemente bisogna fare dei piccoli ritocchi e cambi formali, fondamentalmente tutte le volte dove c'è scritto 3 scriviamo n, tranne in lezione 3 che ho trasformato in lezione 8, forse dovevo chiamarla lezione n. Comunque, iniziamo. Insiemi di generatori con indipendenti. Come già abbiamo fatto in R3, anche in Rn definiamo una struttura metrica. La struttura metrica fondamentalmente ci serve per due cose. La prima è misurare le lunghezze o le distanze e la seconda è misurare gli angoli tra vettori. Entrambe queste cose si fanno esattamente come abbiamo visto in R3, semplicemente quella che vediamo è una generalizzazione a Rn ai vettori con n coordinate. Quindi definiamo un'operazione che è la stessa che abbiamo definito in R3, quella di prodotto scalare. Definiamo il prodotto scalare che prende due vettori di Rn e restituisce un numero scalare, un valore in R, nel seguente modo. La coppia xy viene mandata in quello che si chiama il prodotto scalare tra x e y, che è semplicemente la somma per j che va da 1 ad n di xj, yj, dove semplicemente x è il vettore di coordinate x1, x2, xn e y è il vettore di coordinate y1, y2, yn. Quindi esattamente come abbiamo fatto in R3 definiamo questo prodotto tra vettori come la somma dei prodotti coordinata a coordinata. Questo si chiamerà prodotto scalare, scalare perché dà come risultato uno scalare, ovvero un numero del campo R, standard. Standard perché saranno possibili anche altri prodotti scalari. Questo, in un senso che vedremo tra poco, in realtà abbiamo già visto per R3, dà la struttura metrica della geometria euclidea in cui vale il teorema di Pitagora. L'abbiamo già visto nel caso di R3 e lo rivedremo anche in questo caso. Fondamentalmente, utilizzando il prodotto scalare standard, quello che otteniamo nel definire poi le lunghezze è semplicemente quello che ci viene detto dal teorema di Pitagora. Ma soprattutto questo prodotto scalare standard quello che fa è considerare tutte le direzioni come totalmente uguali le une alle altre. Questo prodotto scalare considera
lo spazio omogeneo, cioè è uguale in tutte le direzioni, non ci sono direzioni privilegiate. Quello che vedremo più avanti nel corso, decisamente più avanti nel corso, è come definire dei prodotti scalari di altro tipo che non siano standard. E come cercheremo di capire, adesso accenno soltanto l'idea, ma poi ne parleremo diffusamente quando parleremo di prodotti scalari in generale, qual è il motivo di introdurre anche prodotti scalari non standard in cui lo spazio non è considerato omogeneo, ci sono direzioni che si comportano diversamente dalle altre e in cui la struttura metrica non è quella della geometria euclidea. Questo può essere perché siamo interessati, ad esempio, a distanze, a lunghezze, che non sono vere lunghezze, ma possono essere considerate come dei tempi di percorrenza. Ad esempio, o delle fatiche di qualche tipo, eccetera, eccetera. Possiamo pensare che ci sia, ad esempio, un certo materiale che disegno come laminare, in cui in questa direzione faccio poca fatica, incontro poca resistenza. Possiamo immaginare che questo sia un corrugamento del terreno. Muovendomi in questa direzione faccio poca fatica, e muovendomi invece in questa direzione faccio molta fatica. Quindi, se voglio misurare la distanza tra due punti, A e B, la distanza non sarà semplicemente data dal teorema di Pitagora, d uguale radice di a al quadrato più b al quadrato, dove a e b sono questi due lati, ma quello che succederà è che per fare il lato b compio molta più fatica che per fare il lato a, e quindi qua comparirà un certo peso maggiore di 1. Ovvero i due pesi delle due direzioni sono uno diverso dall'altro. Questo è un problema che può capitare. Può capitare che per dover rappresentare un qualcosa che ci interessa davvero, ad esempio la fatica che si fa a muovere qualcosa, eccetera, eccetera, può essere che certe direzioni debbano essere considerate più pesanti di altre. E perché non fare tutto questo semplicemente trovando uno strumento per modificare la definizione di distanza, così da avere una nozione più generale che ci permette di trattare anche problemi come questo? Questo è esattamente un problema che non è omogeneo, perché appunto c'è una direzione in cui si compie poca fatica, in cui costa poco muoversi, e una direzione in cui si compie molta fatica, in cui costa di più muoversi. Bene, a tutto questo si può rispondere mettendo appunto una distanza non omogenea, cioè in cui non tutte le direzioni agiscono, costano fatica allo stesso modo, e questo si farà tramite dei prodotti scalari non standard. Il prodotto scalare standard è quello della geometria euclidea, che ci dice che la distanza è esattamente quella data dal teorema di Pitagora, lo spazio è omogeneo, in tutte le direzioni si comporta in maniera uguale, ma non tutti i problemi sono così. È verissimo che posso matematizzare le cose, ma dobbiamo prestare molta attenzione. Non tutti i problemi si matematizzano allo stesso modo, e quindi è importante avere una matematica adatta a matematizzare le cose nella maniera corretta. I prodotti scalari non standard ci serviranno a matematizzare problemi di questo tipo. Poi io non vi farò vedere delle matematizzazioni di problemi di questo tipo, ma è importante che abbiate uno strumento
molto generale che chiarisca come questo può accadere. Bene, quindi abbiamo questa definizione che è esattamente la stessa definizione che avevamo per R3. In effetti, semplicemente se sostituiamo a N 3 in tutti i punti in cui appare, ritroviamo ovviamente la nostra definizione che già avevamo visto nel caso di R3. Non vi stupirà quindi sapere che esattamente tutte le proprietà che avevamo visto in R3 continuano a valere, quindi proprietà del prodotto scalare. E oggi continuiamo tutta la parte noiosa, in un certo senso, che abbiamo iniziato ieri, in cui stiamo ripetendo per Rn esattamente le cose che abbiamo già detto per R3. Questo ripetere dovrebbe favorirvi il capire che questi sono degli argomenti decisamente importanti e dovrebbe stimolarvi a riflettere su queste definizioni che stiamo dando e cercare di maneggiarle man mano. Proposizione, quindi, se x, y e z sono vettori di Rn, lambda e mu sono scalari, allora valgono le seguenti cose. Prima proprietà, il prodotto scalare di x con se stesso, che cos'è? È la somma del prodotto delle coordinate a 2 a 2, quindi è x1 al quadrato più x2 al quadrato più x3 al quadrato, eccetera, eccetera, più xn al quadrato. È una somma di quadrati e pertanto è maggiore o uguale a 0. Inoltre, una somma di quadrati è uguale a 0 se e solo se tutti gli elementi elevati al quadrato sono uguali a 0, se e solo se, quindi tutte le coordinate di x sono a 0, se e solo se, quindi x è il vettore nullo. Quindi x scalare x è uguale a 0 se e soltanto se x è il vettore nullo. Seconda proprietà, la linearità, lambda x più mu y scalare z, ovvero come si comporta il prodotto scalare rispetto alle combinazioni lineari, si comporta bene, ovvero è lineare, vengono semplicemente portati fuori i coefficienti e anche le somme si comportano bene, quindi lambda x più mu y scalare z è lambda volte x scalare z più mu volte y scalare z. Di nuovo, questa dimostrazione è identica a quella fatta per R3, perché semplicemente facciamo i conti coordinata per coordinata. Terza proprietà, il prodotto scalare è simmetrico o commutativo, come preferite dire. X scalare y è uguale a y scalare x, di nuovo è dovuto al fatto che, di come è definito, è il fatto che il prodotto tra numeri reali è commutativo. Quarta proprietà, utilizzando le proprietà 2 e 3, possiamo vedere che z prodotto scalare lambda x più mu y, utilizzando la proprietà 3, questo è esattamente uguale a questo primo membro della proprietà 2.
utilizziamo la proprietà 2 e quindi otteniamo che è uguale a questo, ma utilizziamo di nuovo la proprietà 3 per scambiare di posto zx e yz e ottenere quindi che z prodotto scalare lambda x più mu y è lambda volte z prodotto scalare con x più mu volte z prodotto scalare con y. Ovvero, detto in altri termini, il prodotto scalare è lineare anche rispetto al secondo fattore. Queste due proprietà insieme si esprimono dicendo che il prodotto scalare, standard, ovviamente, è bilineare. B due volte è lineare rispetto al primo fattore ed è lineare anche rispetto al secondo fattore. Queste sono esattamente le proprietà che avevamo in R3, che sono fondamentali per tutte le cose che vogliamo poi dimostrare, che abbiamo dimostrato in R3 e che dimostreremo pari pari anche in Rn, anche se una piccola dimostrazione la facciamo in maniera leggermente diversa. Ora vediamo un attimo questa prima proprietà. La prima proprietà ci dice che il prodotto scalare di un vettore con se stesso è sempre maggiore o uguale a 0 e che il prodotto è 0 se e solo se il vettore è 0, è il vettore nullo. E quindi, sfruttando questa, possiamo dare la definizione di lunghezza o norma di un vettore, esattamente come abbiamo fatto in R3, quindi sia x un vettore di Rn, chiamiamo norma o lunghezza di x il numero reale norma di x uguale alla radice quadrata di x, scalare x. Questo è maggiore di 0 se x non è il vettore nullo, altrimenti è uguale a 0. Quindi norma di x è maggiore o uguale a 0 e norma di x è uguale a 0 se e solo se x è il vettore nullo. Norma di x maggiore o uguale a 0, semplicemente perché una radice di un numero reale è maggiore o uguale a 0, ovviamente questa è ben definita perché abbiamo questa proprietà, però attenzione, questa non è figlia di questa proprietà, ma è figlia semplicemente del fatto che questa è una radice quadrata. La radice quadrata di un numero reale positivo o nullo è positiva o nulla, è quell'unico numero maggiore o uguale a 0 il cui quadrato è quello che otteniamo sotto radice. Questa proprietà serve per poter definire questa cosa. Invece questa seconda proprietà, la norma di x è 0 se solo se x è il vettore nullo, è figlia di quest'altra proprietà, del fatto che abbiamo che x scalare con se stesso fa 0 se e solo se la x è il vettore nullo. Ovviamente, esattamente come abbiamo fatto in R3, chiamiamo distanza tra due vettori x e y di Rn, o possiamo pensarlo anche come tra due punti di Rn, dipende se interpretiamo il vettore come una freccettina, interpretiamo il vettore come il punto su cui arriva la freccettina, eccetera, eccetera. È solo una questione di immagine mentale che abbiamo di questo oggetto.
Ho il numero non negativo norma di x meno y. E l'interpretazione è sempre la stessa, che avevamo in R3. Abbiamo x, abbiamo y, trasliamo parallelamente a se stessi. No, questo è per fare la somma, scusate. E consideriamo la differenza x meno y, che è questa. Questa è x meno y, y meno x è diretto nella direzione opposta. Per noi la distanza tra questi due vettori è esattamente la lunghezza di questo vettore che unisce le due punte. Appunto, è la lunghezza del vettore, del segmento che collega i due punti. Ovviamente, per le proprietà che abbiamo visto, abbiamo che, osservazione, la distanza tra x e y è uguale a 0 se e solo se la norma di x meno y è uguale a 0, se e solo se x meno y è un vettore nullo. Quindi se e solo se x è uguale a y. Questa effettivamente verifica la simmetria, come è banale da quello che abbiamo visto, verifica la proprietà che la distanza è 0 solo tra due vettori che sono lo stesso, verifica anche la disuguaglianza triangolare, è effettivamente una distanza, ma non ho intenzione di passarci tempo sopra. Quello che voglio vedere è che vale la disuguaglianza di Cauchy-Schwarz anche in questo caso, come già in Rn, ovvero il modulo del prodotto scalare tra due vettori è minore o uguale della norma di x per la norma di y. Ora vediamo di fare una dimostrazione generale di questo fatto, ma piccola osservazione, ciò è fondamentalmente dovuto al fatto che sì, siamo in Rn come prima eravamo in R3, ma fondamentalmente x e y giacciono in un piano e quindi tutti questi oggetti in realtà non dipendono minimamente dal fatto che siamo in R3, è come se facessimo tutto il discorso all'interno del piano dove abbiamo x. Y, questo è il terzo lato del triangolo x meno y, e semplicemente utilizziamo i discorsi che abbiamo già fatto per calcolare questa lunghezza o utilizzando le proprietà del prodotto scalare oppure utilizzando il teorema di Carnot, che è quello che abbiamo visto in R3. Ma ora lo vogliamo dimostrare in un modo diverso, non perché sia meglio, ma perché avere più punti di vista sulla questione è sempre interessante. Però ovviamente tutto questo potremmo farlo esattamente come abbiamo fatto in R3, né più né meno. Vediamo di dimostrarlo, quindi siano x e y due vettori di Rn e consideriamo il vettore x più ty al variare di t numero reale. Osservazione, la norma quadra
di questo vettore è ovviamente maggiore o uguale a 0. E inoltre è uguale a 0 se e soltanto se x più dy è il vettore nullo. Questa osservazione ce la teniamo da parte, ci servirà più tardi. Ma questa che cos'è? Questo è per definizione semplicemente il prodotto scalare di questo vettore x più ty per se stesso. Ma ora utilizziamo le proprietà di bilinearità del prodotto scalare, quindi scriviamoci questo utilizzando la linearità del primo termine, quindi abbiamo x prodotto scalare con x più ty più t volte y prodotto scalare con x più ty. E ora utilizziamo la linearità rispetto al secondo fattore. Quindi otteniamo x prodotto scalare con x più t volte x prodotto scalare con y, e questo deriva da questo termine, più t volte y prodotto scalare con x più t per t, t al quadrato volte y prodotto scalare con y. E questo invece ovviamente deriva da questo pezzo. Abbiamo quindi riscritto le cose. Ora osserviamo che questo pezzo e questo pezzo sono in realtà la stessa cosa, perché x scalare y e y scalare x sono la stessa cosa, e quindi possiamo scriverci questo come norma di y al quadrato per t al quadrato più due volte x scalare y per t, deriva da questi due pezzi, come abbiamo detto, più norma di x al quadrato. Ora, noi sappiamo, quindi, per questa catena di uguaglianza e questa disuguaglianza, che questo oggetto è maggiore o uguale a 0 per ogni t in R. Ma dire che è maggiore o uguale a 0 per ogni t in R vuol dire che, questo è un polinomio di secondo grado, in t, vuol dire che il delta di questo polinomio di secondo grado, il discriminante, è negativo, perché o uguale a 0, perché se fosse positivo avremmo due radici, avremmo degli intervalli in cui è positivo, degli intervalli in cui è negativo. Quindi questa cosa implica che il discriminante, anche il delta quarti, visto che qua abbiamo un 2, possiamo calcolare facilmente il delta quarti, è negativo o nullo. Negativo o nullo, calcoliamo questo, delta quarti è questo al quadrato, x scalare y al quadrato, meno il prodotto di questi due, x al quadrato, norma di x al quadrato, norma di y al quadrato. Questo è negativo, portiamo questo dall'altro lato, questo vuol dire che x al quadrato, y al quadrato è maggiore o uguale di x, y al quadrato. Estraendo le radici quadrate otteniamo esattamente quello che volevamo, ovvero questa disuguaglianza, la disuguaglianza di Cauchy-Schwarz. Ma ripercorrendo la dimostrazione notiamo di più. Quando è che vale l'uguaglianza? Qua. L'uguaglianza qua vale se e solo se vale l'uguaglianza qua. Ma vale l'uguaglianza qua vuol dire che c'è esattamente un punto, esiste un t. L'uguaglianza implica che esiste un t, un t con 0 in R, tale che qua vale l'uguaglianza, cioè questo polinomio da qualche parte si annulla. Qua vale l'uguaglianza, vuol dire
qua vale l'uguaglianza, ma questa uguaglianza, per questo t con 0, vale, abbiamo detto, se e soltanto se y più t con 0 è uguale a 0. Quindi abbiamo che esiste un t con 0 tale che y più t con 0 è uguale a 0. Quindi vale l'uguaglianza se e solo se esiste t con 0 in R tale che x è uguale a meno t con 0 y, ovvero i due sono uno multiplo dell'altro. In realtà dobbiamo fare attenzione per che motivo? Perché questo ragionamento funziona nel caso in cui questo sia effettivamente un polinomio di secondo grado. Effettivamente un polinomio di secondo grado vuol dire y diverso dal vettore nullo, norma di y diversa da 0. Se norma di y è uguale a 0, questo non è un polinomio di secondo grado, non possiamo fare questo ragionamento. Quindi attenzione, da questo ragionamento abbiamo escluso il caso y uguale al vettore nullo. Ma se y fosse il vettore nullo, beh, se y fosse il vettore nullo, la norma di y è 0, quindi avremmo 0. Qua il vettore nullo, scalare un qualsiasi altro vettore fa 0, abbiamo che la disuguaglianza di Cauchy-Schwarz vale comunque, e abbiamo non che vale questo, ma il vettore y è comunque il vettore nullo, e quindi cosa abbiamo? Abbiamo che non abbiamo che x è un multiplo di y, ma siccome y è il vettore nullo, è y che è un multiplo banale di x. Quindi in quest'altro caso y è 0x. Quindi in realtà non è bene scriverla così, ma succede se e solo se uno dei due è multiplo dell'altro, ovvero x e y sono linearmente dipendenti. Ed ecco che la lineare dipendenza salta di nuovo fuori. Scriviamoci quindi questa disuguaglianza di Cauchy-Schwarz per bene, disuguaglianza di Cauchy-Schwarz siano x e y vettori di Rn, allora il modulo del prodotto scalare tra x e y è minore o uguale del prodotto tra le norme di x e y. Inoltre vale l'uguaglianza se e solo se x e y sono linearmente dipendenti. Abbiamo appena dimostrato, il che vuol dire che giacciono sulla stessa retta, x e y sulla stessa retta, questa cosa qua, ovviamente, x, questo, e y, e quest'altro, uno multiplo dell'altro, y potrebbe essere paralleli, come in questo caso, o antiparalleli, nel senso paralleli, ma con verso opposto, e quindi questo è quello che succede. Quindi abbiamo che sono
paralleli se e solo se vale l'uguaglianza. Questa disuguaglianza di Cauchy-Schwarz può essere anche riscritta in modo diverso, come x y diviso norma di x per norma di y, ovviamente nel caso in cui x e y non siano il vettore nullo, quindi in cui questi oggetti non siano 0, è minore o uguale di 1. O togliendo il modulo qua, vuol dire che questo è compreso tra meno 1 e 1. E quindi ha esattamente la faccia di quelle delle proprietà che hanno il seno e il cosseno. Infatti, come avevamo detto, si poteva cercare di fare la dimostrazione esattamente come l'avevamo fatto nel caso di R3, utilizzando il teorema di Carnot e vedendo che in realtà questo oggetto, se questi sono x e y, questo è l'angolo θ, rappresenta semplicemente l'angolo, il coseno dell'angolo θ. Quindi se il coseno è 1, se questo oggetto è 1, i due vettori hanno un angolo 0, cioè sono paralleli, se il coseno è meno 1, i due vettori sono sempre indirizzati sulla stessa retta, ma antiparalleli, hanno i versi opposti, eccetera, eccetera. Quindi possiamo dare la definizione di angolo tra due vettori, siano x e y vettori non nulli, in modo tale appunto da poter dividere la disuguaglianza di Cauchy-Schwarz per norma di x e norma di y, come abbiamo detto. Definiamo l'angolo tra x e y come l'unico valore teta in 0 pi greco, tale che il coseno di teta è uguale a prodotto scalare tra x e y diviso norma di x per norma di y. Ovviamente tutto ciò può essere riscritto anche semplicemente come teta è l'arco coseno di x scalare y diviso norma di x norma di y. E ora, piccola osservazione, l'abbiamo già fatta per R3, ma ripetita iuvant, utilizzando le proprietà di linearità del prodotto scalare, questo ce lo possiamo riscrivere come x diviso norma di x prodotto scalare y diviso norma di y. Che cosa vuol dire? Vediamo, qua abbiamo x, qua abbiamo y, ogni tanto disegniamolo in modo che l'angolo sia ottuso per far vedere che non c'è solo il caso angolo acuto. E che cosa facciamo? Se dividiamo il vettore x per la norma, otteniamo un vettore di norma 1, norma 1. Se dividiamo y per la sua norma, otteniamo di nuovo un vettore di norma 1, e questi sono quelli che si chiamano versori, perché appunto hanno soltanto una direzione e un verso, non hanno più una norma, perlomeno hanno norma 1, sono stati normalizzati. E questo giustamente ci dice che l'angolo dipende soltanto dai versori e non dai vettori, come più che giusto che sia, visto che sono i versori che individuano la semiretta uscente dall'origine. Una volta che abbiamo dato questa definizione, possiamo quindi
classificare i nostri vettori come formanti un angolo acuto, ottuso o retto, diciamo quindi che l'angolo tra x e y è acuto. Acuto vuol dire che il coseno è positivo, ma dato che il coseno è il prodotto scalare diviso questa, diviso un prodotto di norme che sono maggiori di 0, visto che i vettori non sono nulli, se x scalare y è maggiore di 0, diciamo che è retto se il prodotto scalare tra x e y è uguale a 0, di nuovo stesso discorso ovviamente, e ottuso se il prodotto scalare tra x e y è negativo. Osservazione: uno può anche dire con un leggero abuso di notazione che il vettore nullo è perpendicolare a qualsiasi vettore, ma è anche parallelo a qualsiasi vettore. Quindi il vettore nullo è perpendicolare ad ogni vettore e parallelo ad ogni vettore. Il vettore nullo non individua una direzione o un verso, se vogliamo, ha tutte le direzioni e tutti i versi possibili. Esattamente come nel caso di R3, anche in Rn vale la seguente relazione tra ortogonalità e lineare indipendenza, siano x1, xk vettori di Rn non nulli e a due ortogonali. A due ortogonali, ricordiamo che vuol dire che x, i, x, j, il prodotto scalare, è uguale a 0 per ogni i diverso da j. Allora, x1, xk sono linearmente indipendenti. Questo è esattamente lo stesso risultato che avevamo in R3 e la dimostrazione è esattamente la stessa. La faccio solo in una delle due versioni, provate a fare l'altra versione voi. Dimostrazione. Dunque, vogliamo dimostrare che sono linearmente indipendenti? Se vogliamo dimostrare che un insieme di vettori è linearmente dipendente o linearmente indipendente, dobbiamo considerare una combinazione lineare di questi vettori che faccia il vettore nullo. Quindi siano alfa 1, alfa k, coefficienti reali, tali che la somma per j che va da 1 a k di alfa j xj faccia il vettore nullo. Quello che noi vogliamo dimostrare è che in realtà questi alfa 1 alfa k sono tutti uguali a 0, cioè l'unica combinazione è la combinazione lineare banale, l'unica combinazione che dà il vettore nullo. Allora, l'unica cosa che possiamo fare è considerare dei prodotti scalari, perché abbiamo detto che l'unica informazione che abbiamo è sui prodotti scalari. Quindi, idea, calcolare prodotti scalari. Ci sono due possibili modi per farlo. Il primo modo è scegliere un vettore xq
con h e fare il prodotto scalare tra x con h e questa combinazione lineare e trarre delle conseguenze. Seconda possibilità è fare il prodotto scalare tra questa combinazione lineare e se stessa. Ora, nel caso di R3 l'abbiamo fatta entrambe, in questo caso faccio solo questa, esercizio per il weekend, fare la dimostrazione utilizzando questo metodo. Provate a farlo per conto vostro, se non riuscite a farlo andatevi a rivedere la lezione in cui abbiamo parlato della struttura metrica di R3 e riguardatevi quella dimostrazione e poi provate appunto a farla per Rn. Bene, ok, quindi utilizziamo la prima. Vogliamo calcolare il prodotto scalare tra x con h e la combinazione lineare, somma per j che va da 1 a k di alfa j, x con j. Sappiamo che questa combinazione lineare nient'altro è che il vettore nullo, quindi questo è x con h, prodotto scalare, il vettore nullo, ma il vettore nullo prodotto scalare con un qualsiasi vettore fa 0. D'altra parte possiamo usare la linearità rispetto alla seconda componente, quindi questo altro non è che la somma per j che va da 1 a k di alfa j, x con h, prodotto scalare, x con j. Ma ora utilizziamo la nostra ipotesi. La nostra ipotesi è che tutte le volte che i due indici sono diversi, il prodotto scalare tra questi due vettori fa 0. Quindi, se j e h sono diversi tra loro, il prodotto scalare fa 0. Il che vuol dire che l'unico che sopravvive di questa somma è quello in cui abbiamo che j è esattamente uguale ad h. Quindi questo è alfa h x h prodotto scalare x h. Tutti gli altri oggetti fanno 0 e quindi scompaiono dalla somma. Ne sopravvive soltanto uno, quello in cui l'indice j è esattamente uguale ad h. Ma questo, a questo punto, è alfa h norma di x h al quadrato, ma noi sappiamo che x h è diverso dal vettore nullo e quindi questa norma è diversa da 0. È diversa da 0 perché l'unico vettore con norma 0 è il vettore nullo. Quindi abbiamo che questa è diversa da 0, possiamo dividere la nostra uguaglianza per questa e ottenere che alfa h è uguale a 0. Alfa h è uguale a 0, ma h non aveva nessuna proprietà particolare, quindi era un valore qualsiasi, e quindi questo vale per ogni h che varia tra 1 e k. Il che vuol dire che tutti i coefficienti sono 0 e quindi x1, xk sono linearmente indipendenti. Come volevamo dimostrare. Ora, ovviamente, il punto qual è? Il punto è che delle ipotesi, guardiamo un attimo l'ipotesi. I vettori sono non nulli, è chiaramente una condizione necessaria. Perché se abbiamo uno dei vettori della lista che è il vettore nullo, sappiamo che una qualunque lista di vettori in cui compare il vettore nullo è linearmente dipendente. Pertanto, questa sicuramente ci va.
il punto di essere a due ortogonali, invece, come abbiamo già visto nel caso di R3, non rifacciamo un altro controesempio, perché l'abbiamo già fatto per n uguale a 3, quindi in generale non è vero, sappiamo che per n uguale a 3 non è vero, non è vero che se sono linearmente dipendenti, allora sono non nulli, questo è vero, e a due ortogonali possono benissimo non essere ortogonali tra di loro. Più avanti, appunto, come detto, vedremo il processo di ortogonalizzazione o ortonormalizzazione di Gram-Schmidt, che ci farà vedere come possiamo in un certo senso invertire questa proposizione. Andiamo avanti e diamo delle altre definizioni, sia S un sottoinsieme di Rn, indichiamo con S ortogonale l'insieme dei vettori di Rn ortogonali a tutti i vettori di S, ovvero S ortogonale è l'insieme degli X che appartengono ad Rn, tali che il prodotto scalare tra x e s piccolo è uguale a 0 per ogni s piccolo nell'insieme s grande. Piccola osservazione che non avevo fatto l'altra volta, ma forse è il caso di fare: se s è l'insieme vuoto di Rn, allora l'insieme ortogonale al vuoto è tutto Rn, perché semplicemente sono i vettori di Rn che verificano un insieme vuoto di condizioni e quindi sono tutti i vettori. Questo è bene chiarirlo. Anche nel caso S sia semplicemente il vettore nullo, anche in questo caso l'insieme ortogonale al vettore nullo continua ad essere Rn, perché tutti i vettori di Rn sono ortogonali al vettore nullo. Altra osservazione è il fatto che se V e W appartengono a S ortogonale in generale e lambda e mu sono numeri reali, allora anche lambda v più mu w appartiene a S ortogonale. E per la gioia di voi tutti, come altro esercizio per il weekend, dimostrarlo a casa. Vediamo ora la stessa proposizione che abbiamo visto in R3 per vederla in Rn: sia S un caso particolare, lo spazio lineare generato dai vettori V1, Vk, allora se definiamo S' come l'insieme degli X di Rn, tali per cui X prodotto scalare Vj è uguale a 0 per ogni J che va da 1 a K, si ha che S ortogonale ed S' coincidono. Ovvero, se voglio calcolare chi è S ortogonale, non mi serve verificare che X abbia prodotto scalare nullo con tutti i vettori di S, ma mi basta verificarlo su V1, Vk, che sono i generatori. Dimostrazione: poiché
tutte le condizioni che soddisfano i vettori di S' sono verificate anche dai vettori di S ortogonali. I vettori di S ortogonali sono ortogonali a tutti i vettori di S, in particolare sono ortogonali a V1, V2, VK, VN, che sono vettori di S. Questo vuol dire che tutti i vettori di S ortogonale sono vettori di S', ovvero abbiamo che S ortogonale è contenuto in S'. Quindi vogliamo dimostrare che S' è contenuto in S ortogonale. Per farlo, quindi prendiamo sia x un vettore in S', ovvero che verifica tutte queste condizioni, vogliamo dimostrare che appartiene ad S ortogonale. Quindi la domanda è: x appartiene a S ortogonale? Per verificare se appartiene ad S ortogonale, dobbiamo prendere sia S in S grande. E dobbiamo calcolare il prodotto scalare tra x e s piccolo. Dire che s appartiene a s grande, visto che s grande è lo spazio delle combinazioni lineari di v1 vk, vuol dire che s piccolo è la combinazione alfa j vj con j che va da 1 a k. S piccolo è di questa forma, quindi ci scriviamo. Questo è x, prodotto scalare, la combinazione lineare j che va da 1 a k di alfa j, vj. Sfruttiamo ora la linearità del prodotto scalare, quindi ci scriviamo questo come la combinazione somma per j che va da 1 a k di alfa j, x, scalare vj. Ma ora utilizziamo il fatto che x appartiene a S'. Se x appartiene a S' vuol dire che tutti i prodotti scalari tra x e vj sono 0. Quindi abbiamo che questa cosa qua è 0, perché appunto x appartiene a S'. Ma di conseguenza questa somma è semplicemente la somma per j che va da 1 a k di alfa j per 0. Alfa j per 0 fa 0, una somma di tanti 0 fa 0. Ed ecco che abbiamo dimostrato che x prodotto scalare con S piccolo fa 0, dove S piccolo era un qualsiasi elemento di S grande. E quindi otteniamo che x appartiene effettivamente a S ortogonale. Quindi abbiamo che i vettori di S' sono vettori di S ortogonale, e questo conclude la nostra dimostrazione. Infine, esattamente come in R3, segue il teorema che se x e y sono vettori di Rn, x al quadrato, norma di x al quadrato più norma di y al quadrato è uguale alla norma di x più y al quadrato se e solo se x e y sono ortogonali. Dimostriamolo. La norma di x più y al quadrato è il prodotto scalare tra x più y e se stesso. Sfruttiamo la linearità rispetto al primo fattore, quindi abbiamo x prodotto scalare x più y più y prodotto scalare x più y. Sfruttiamo ora la linearità rispetto al secondo fattore, e abbiamo quindi la prima che diventa x scalare x più x scalare y
La seconda diventa y scalare x più y scalare y. A questo punto abbiamo il primo pezzo che è norma di x al quadrato. Questi due pezzi sono lo stesso perché sappiamo che x scalare y scalare y sono la stessa cosa, quindi due volte x scalare y più norma di y al quadrato. Ora, evidentemente, se questo è uguale a norma di x al quadrato più norma di y al quadrato, allora x scalare y è uguale a 0. Viceversa, se x scalare y è uguale a 0, abbiamo che questo oggetto è 0, quindi questo oggetto qua è lo stesso di questo, e quindi abbiamo questa uguaglianza. Quindi questa uguaglianza ce l'abbiamo se e solo se x scalare y è uguale a 0, ovvero se e solo se x e y sono ortogonali. Utilizzando il concetto di ortogonalità possiamo definire la proiezione ortogonale di un vettore su un altro, esattamente come abbiamo fatto in Rn. Siano v e v doppio due vettori di Rn, v doppio un vettore non nullo. Definiamo proiezione ortogonale di V su V doppio, il vettore che ha la stessa direzione di V doppio, proiezione lungo V doppio di V, prodotto scalare tra V e V doppio, diviso norma di V doppio al quadrato per V doppio. O se preferiamo vederla in altro modo, sfruttando sempre la linearità del prodotto scalare, come il prodotto scalare tra V e V doppio diviso la sua norma per V doppio diviso la sua norma. Questo prodotto scalare ci dice effettivamente, semplicemente, la lunghezza di V lungo la proiezione, prendendo questo di norma 1, e moltiplicando per questo ci dice semplicemente che prendiamo questa lunghezza e la moltiplichiamo, la consideriamo nella direzione di V doppio. Ovviamente, per come andiamo le cose, di nuovo qua abbiamo semplicemente a che fare con un versore, ovvero un vettore di norma unitaria che ci individua una direzione ed un verso, ma non un modulo, come è giusto che sia, perché se proiettiamo un vettore su un altro stiamo proiettando semplicemente lungo una retta. Di nuovo, se anziché proiettare lungo v doppio proiettassimo lungo meno v doppio, qua avremo un meno. Il meno qua scompare, il meno esce fuori e si semplifica con questo, e quindi abbiamo che la proiezione lungo meno v doppio di v è esattamente la stessa cosa. Quindi in realtà non dipende neanche solo dal versore, ma soltanto dalla direzione che stiamo considerando. Insiemi di generatori con indipendenza lineare che vanno a formare le basi di uno spazio lineare.